Può essere una motivazione il fatto che abbia avuto un incidente secondo loro perché è stata fuori, perché l'hanno lasciata fuori? Secondo voi credete che sia per questo motivo che l'abbia lasciata fuori? E allora devono stare a casa tutti, perché gli incidenti. Tutti che facciamo questo lavoro facciamo incidenti. Chi viaggia in strada con un autobus ha una grossa Siamo responsabilità. soggetti a tutti gli incidenti. È chiaro che l'incidente può succedere. Uno non può farne per 30 anni e uno ne può fare uno ogni 2 giorni, perché noi lavoriamo anche in una città dove il rispetto delle regole non ce l'ha nessuno, solo l'autoferrotranviere deve rispettare il semaforo, deve rispettare il passaggio pedonale, macchine parcheggiate in seconda, terza fila, cioè abbiamo delle situazioni veramente pesanti, però noi abbassiamo la testa per senso del dovere e continuiamo ad andare avanti. Però non penso che la causa sia un incidente, perché sennò dovevano licenziarsi a tutti, perché io ho 26 anni di azienda, avrò fatto 3-4 incidenti, purtroppo inevitabili, perché noi facciamo di tutto per evitare l'incidente, ma a volte l'incidente lo sappiamo, succede. Puoi uscire la mattina e dopo 2 secondi, anche dopo 30 anni, fare 3 incidenti in 10 metri. Cioè, non penso che questa sia una causa. Io penso che la causa sia che Jessica si è uscita dal gregge, ma non in modo arrogante o in modo. È uscita dal gregge in modo intelligente, ha posto delle. Adesso io non, il suo contratto, purtroppo qua hanno fatto degli spezzatini, siamo qua in Abbiamo tre contratti tre diversi. contratti diversi, no? Hanno fatto degli spezzatini, però come la conosco io da collega da un anno, perché io in deposito ci vengo sempre tutti i giorni, mi sembra una persona sempre stata corretta, educata, ha sempre fatto quello che gli hanno chiesto. Se uno puntualizza qualcosa, dice guarda, per me questo servizio adesso non lo so, ha avuto dei problemi che in effetti bisogna capire sempre a fondo, se questa cosa non va, tu non puoi lasciare a casa la gente. Allora se io ti dico che l'auto non va, cosa fai? Mi lasci a casa domani? Cioè devi prendere e dire ok, è un problema, dobbiamo vedere di risolvere questo problema. Perché se a me mi assumono per guidare il 12 metri e poi mi danno in mano il 18 metri, io come faccio? Scusami, io sono stato assunto per il 12 metri, non per il 18. Di conseguenza sono delle cose, io la chiamerei un po' arroganza da parte di qualcuno che evidentemente pensa di essere intoccabile. Vogliamo vedere se è veramente intoccabile. Anche perché se si è lamentato è per sistemare il servizio. Non è motivo, diciamo, del suo contratto, voglio dire, oppure perché ha avuto un incidente, probabilmente soltanto alzando un po' la testa, dicendo delle cose nel tipo Giuste, comune, esatto. diciamo, e quindi non va bene Vorrei all'interno precisare una dell'azienda. cosa sull'incidente. L'incidente non è che io ho fatto un incidente, io ho toccato semplicemente un muretto facendo una manovra. Questo è quello per cui io sono stata chiamata a Salmini in direzione disciplinare e mi hanno dato mi hanno tolto un'ora di lavoro, quindi io pensavo fosse finita lì. Io ho altre motivo, ho un altro richiamo perché una volta in un anno sono stata male e ho chiamato la malattia in ritardo rispetto all'orario di presentazione del lavoro. Però prima di chiamare la malattia ho chiamato in deposito per vedere se era uscito il servizio, per vedere cosa potevo fare, anche perché è solo un anno che lavoro qua, non so, cioè una volta sono stata male. Anche lì mi hanno chiamato il disciplinare, mi hanno dato un'ora di lavoro, cioè mi hanno tolto un'ora di lavoro e quello no, io non l'ho mai contestato, ho sbagliato, ho pagato, basta, cioè io pensavo fosse finita così. Tra l'altro non è neanche il primo lavoro che fai. No, no, io qua, prima di venire qua ho lavorato in un'azienda privata, sempre di servizi di noleggio, Italia Estero, e abbiamo dovuto, tutti quelli che vengono assunti su questo servizio devono presentare almeno un anno di buste paga per vedere se tu hai fatto effettivamente Italia Estero, quante trasferte hai fatto, bene o male, quindi siamo già scelti. Cioè, il problema è una politica, diciamo, aziendale di assumere lavoratori e avere l'estrema flessibilità poi con dei salari di merda, poi detto tra di noi, no? Dal punto di vista, non è che ci sono dei Pesi vivete con dei termini, soldi, sì, no. nella parte salariale notevole, ecco, Sì. voglio dire, per fare quel servizio che fate durante giorno e notte, eccetera. E quindi assumono delle persone che però le vogliono pagare di meno, tra l'altro, e poter poi Specializzazione. eventualmente licenziarle come vogliono loro, con molto più, perché è più flessibile, con delle condizioni, diciamo, di questo tipo. Volevo dirti soltanto, ma cosa ti aspetti eventualmente
dall'azienda, ti hanno offerto delle soluzioni, perché in televisione sentivo una trasmissione una sera e dicevano che ti hanno offerto 3 occasioni e te le hai rifiutate. Che occasione ti offriva l'azienda? L'occasione cioè solo una proposta mi è stata fatta, di andare a lavorare presso Zani Viaggi con un contratto di 12 mesi con 11 mesi di prova. E ovviamente ho rifiutato, anche perché io sono qui per rientrare in ATM, possibilmente a tempo indeterminato, visto che io la mia prova l'ho già fatta. Quindi è una lotta, diciamo, che tu la fai per poter rientrare, ma credo che sia, da quanto sento anche dai tuoi colleghi, una lotta un po' di tutti, perché riuscendo a vincere su questa questione significa avere più forza anche sulle altre questioni che gli altri lavoratori hanno, no? Giusto. No, ma in effetti è la verità. Cioè, poi adesso le motivazioni lei le ha spiegate, mi sembrano che siano sincere. Bisogna capire perché l'azienda prende una persona un anno e poi la lascia a casa. Se non dovesse prendere più nessuno, allora dico ok, non c'era più un posto di lavoro, abbiamo perso un servizio, ci dispiace Jessica, grazie della tua collaborazione, ma qui lasciano a casa una e ne prendono altre. Noi come organico personale viaggiante, sto parlando di... siamo sempre sotto, perché abbiamo sempre avuto i problemi di ferie, abbiamo sempre avuto, cioè, tanti problemi di permessi o di cose. Fate perché fate occasioni straordinari, sì, no? Sì, facciamo straordinari. Diciamo adesso ormai anche con la legge europea sono state abbassate a 25 ore a testa. Sì, 250 ore a testa. Lo straordinario, allora, io sono una persona che di straordinario ha sempre fatto, perché avendo una moglie e 3 figli, allora avevo dovuto pagare, grazie a Dio, adesso ho finito. Però lo straordinario, perché sono obbligato a farlo piuttosto che passare insieme le ore con la mia famiglia? Perché con uno stipendio da 1.550 euro, in 5, lavorando da solo, non si vive. Cioè, io sono 5 anni che non vado in ferie, ma non è che chiedo niente, a me non mi interessa. So rinunciare per il bene dei miei figli, cioè sto facendo questo per avere un futuro per i figli. Ma se poi i miei figli si trovano in queste condizioni, vuol dire che allora io ho fallito. A chiaro, se muore Sansone deve morire con tutti i filistei. Cioè, non è una cosa di cattiveria, è che dobbiamo imparare a capire che non ci sono più le pecore, non siamo animali, siamo esseri umani, noi diamo del nostro e a volte più del nostro, perché qua tutto il personale viaggiante, ci sono persone veramente squisite che danno più di quello che dovrebbero dare, mettono a posto gli autobus ultimamente quando esci per non creare disservizio, e posso dire che abbiamo trovato anche collaborazione dai graduati che capiscono questa situazione. Cioè, posso capire che è una trasformazione, però non deve pagare sempre quello che è sotto. La trasformazione la devono pagare tutti. Paga pantalone, insomma, sempre. Bravissimo. Cosa state facendo dal punto di vista? Sentivo che volete fare anche una cassa di resistenza rispetto a questa lotta. Sì, è partita questa cassa di resistenza che è un ulteriore sostegno a Jessica, sia dal punto di vista prettamente economico, ma è soprattutto un motivo di... un abbraccio nel vero senso della parola nei confronti di una lavoratrice che ha subito, che sta subendo un torto di cui l'ATM deve dare delle motivazioni. Bisogna far sì che ATM ritorni sui suoi passi. Come dicevamo prima, quindi la cassa di resistenza va a sostegno ulteriore e a far percepire la solidarietà che c'è attorno a Jessica, che sta subendo questo torto assolutamente ingiusto.